ritrovati al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Oggi ospite con noi in studio l'avvocato Nicola Botti, consigliere di minoranza della nostra amministrazione. Buongiorno Nicola, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi con Nicola affronteremo vari argomenti, tra cui ovviamente quello più in voga in questo momento, che è il primo consiglio comunale che si è tenuto circa una settimana fa, mi sembra sabato scorso, qui a Vallo della Lucania, con non poche polemiche. Intanto, prima di iniziare con Nicola, andiamo a dare uno sguardo ai principali giornali in edicola oggi, lunedì 4 luglio. Partiamo come nostra abitudine dal Mattino di Salerno, andiamo all'edizione nazionale. Spietati assassini e figli di papà, la strage degli italiani, ricostruite le drammatiche ore degli ostaggi, il consulente del premier bengalese, gruppi locali fanatici dell'ISIS, i killer, ricchi studenti ricercati da mesi, il giallo della trattativa fallita. E poi il commento: se vince il fascino della morte. Sempre in questa prima pagina, a Piedimonte, il dolore della moglie, voglio ricordare il mio Vincenzo vivo. Maria Assunta vuole ricordare suo marito Vincenzo dall'estero, da vivo, senza lo strazio di vedere il suo corpo martoriato. Che Europa fa? La strada del dialogo per salvare l'Europa e poi Brexit e i limiti della globalizzazione. E poi passiamo all'argomento calcio e europei 2016, mai rigori così brutti, le scuse di Zaza e Pelé. E polemica sui penalty falliti contro la Germania. Il punto: che cosa insegna lo stile Juve, poi l'analisi, Conte la solitudine dell'emigrante pentito. In fondo alla pagina, PD e Italicum, Renzi sfida la minoranza in direzione resa dei conti, lunare il dibattito sulla leadership. E poi lettere a Francesca, giriamo in una ruota come scoiattoli, infine l'olocausto, Weisel e la memoria senza più testimoni. Andiamo all'edizione del Mattino di Salerno, quindi Salerno e provincia, prima pagina. Fonderie, la doppia partita, giorno delle decisioni per le fonderie Pisano dopo gli avvisi che hanno coinvolto anche i quadri dell'ARPAC. A Roma il tavolo per la delocalizzazione, il GIP valuta la convalida del sequestro. L'inchiesta, i sospetti della procura sui controllori. Poi il sindaco di Battipaglia in trincea, dietro quel proiettile ci sono i palazzinari, Francese cambio l'ufficio tecnico. Al centro pagina, scuola, stop soldi dalle famiglie, sentenza del giudice di pace sul caso del Ferrari di Battipaglia, accolta l'istanza di un alunno, i legittimi contributi extra per svolgere attività integrative. Poi la tragedia, Stefano si arrende, lutto cittadino, è morto il giovane di 25 anni di Montesano sulla Marcellana, in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale lo scorso 18 giugno. Riflessioni, caso Racinaro e i forcaioli senza vergogna. Il referendum scatta la polemica, Forza Italia sfida Maccauro, così con il sì subalterni a Renzi. Lo scontro, caos non c'era, nuova rottura tra i democratici e infine i partiti, i salviniani ci riprovano, noi con Fratelli d'Italia. Punti di vista in fondo alla pagina, la poesia di Rilke, sguardo originario su Capri. E prima di addentrarci all'interno del nostro quotidiano, andiamo appunto ad analizzare il primo consiglio comunale qui a Vallo della Lucania. Nicola, questo primo consiglio è inizio, diciamo, ecco, la nuova amministrazione si è insediata lo scorso sabato con questo consiglio comunale che è stato il primo. Sì. Voi consiglieri di minoranza insieme anche al Movimento 5 Stelle avete avanzato la questione incompatibilità di Ametrano e Sansone voi, soltanto di Ametrano, il Movimento 5 Stelle. Com'è andata? Com'è andata? Allora abbiamo posto come gruppo PD costituito in Consiglio Comunale, abbiamo posto la questione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ex articolo 63 numero 1 e 2 del decreto legislativo 267 del 2000 all'avvocato Celestino Sansone, in quanto componente del consiglio di amministrazione della banca del Cilento, che è ente tesoriere del comune di Vallo della Lucania. E quindi è evidente che nella stessa persona, vale a dire
non è possibile, nella stessa persona non è possibile cumulare la carica di consigliere comunale e di componente del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, di insomma, poteri di coordinamento, poteri decisionali. Quindi non è possibile nella stessa persona cumulare queste due cariche, laddove è chiaro che la banca è tesoreria, quindi svolge la funzione di tesoreria dell'ente. Ma se mi è consentito, questo relativamente al discorso insomma, dell'avvocato Sansone, che sono soltanto considerazioni politiche, quindi nulla assolutamente di personale. Però dobbiamo dire che dobbiamo partire da una premessa, cioè dobbiamo far capire alla gente e a loro stessi che il principio, no, ispiratore dell'istituto della incompatibilità sembra proprio coincidere con l'esigenza di garantire il rispetto della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Questo è un principio che addirittura viene riconosciuto dalla nostra Costituzione all'articolo 97. Quindi se facciamo finta che non esiste questo principio, allora dobbiamo lasciar stare e dobbiamo smettere di fare politica. Se invece a questo principio, riconosciamo appunto nell'articolo 97 della Costituzione, che prevede quindi proprio quell'esigenza di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, allora vediamo che oltre ad aver ottenuto una conquista della democrazia, una conquista della civiltà, attribuiamo anche un baluardo insuperabile di comportamento generale a questo principio. E qui non possiamo non riconoscere quell'esigenza di fondo che sta proprio nell'impedire che la stessa persona, quindi una persona che ha avuto una carica pubblica elettiva, possa nello stesso tempo svolgere anche altre attività. Ma cinque anni fa Sansone stava già nel consiglio di amministrazione della banca? Allora, cinque anni fa è stata la carica a componente del consiglio di amministrazione, è stata successiva. Quindi quello che dobbiamo far capire alla gente, in maniera molto semplice, quindi mi ripeto, facendo una sintesi velocissima, è che l'avvocato, cioè nella qualità di consigliere comunale, non può mantenere e la carica di consigliere comunale e la carica di componente del consiglio di amministrazione della banca, perché la banca è ente, fa da tesoreria del comune. Quindi partiamo con un nuovo quinquennio, partiamo in maniera trasparente, portiamo in evidenza i principi della legalità, della trasparenza, facciamo tesoro di questo principio sancito dalla nostra Costituzione, che è quello della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione. Questo è per quanto riguarda l'avvocato Sansone. Quindi abbiamo sollevato che, tra l'altro, dico, il Consiglio Comunale ha votato contro questa eccezione di incompatibilità dal nostro gruppo, insomma dal sottoscritto e dalla consigliera Francesca Serra, questa incompatibilità, quindi ha votato per il rigetto. Valuteremo l'opportunità chiaramente di adire l'autorità giudiziaria per far riconoscere quell'incompatibilità. Oggi parlano di un contratto scaduto con la Banca del Cilento, per cui non ci sarebbe questa incompatibilità. Io credo che allo Stato non è stato fatto un nuovo bando, quindi per cui chiaramente ancora la Banca del Cilento sta svolgendo le funzioni di tesoreria. L'avvocato Celestino Sansone, quale consigliere comunale, è ancora componente del consiglio di amministrazione, per cui valuteremo ogni opportunità e laddove dobbiamo sicuramente andremo avanti e sicuramente aderiremo all'autorità giudiziaria per far dichiarare l'incompatibilità. E velocissimo. Invece a Metrano c'è stata una polemica lunga, un sogno, sì, se così possiamo dire, è durata tutta la domenica successiva al consiglio. Perché no, anche lunedì da parte di alcuni esponenti della minoranza, sì, diciamo, allora, del Movimento 5 Stelle, in merito all'incandidabilità, prima, all'incompatibilità, allora, no, loro hanno avanzato la pretesa di essere stati i primi in assoluto, gli unici addirittura quasi. Tu ti sei aggregato. La prossima volta allora faremo un sorteggio per chi deve parlare prima. Ma non si va in base ai voti ottenuti, nel senso primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo? Potrebbe pure essere così, ma è chiaro che tra colleghi all'interno di un consiglio comunale non è che pensi se parlo prima io, diranno che sono stato io o meno. Io sono stato addirittura... Tu ti sei aggregato in base assolutamente no. Io sono stato quello che ha ceduto inizialmente la parola a Pietro Miraldo, ho detto va bene, sì, puoi iniziare tranquillamente tu. Il gruppo di minoranza, i 5 Stelle, hanno sollevato la sola
questione di incompatibilità di Marcello Ametrano in maniera molto insomma semplice, riportando chiaramente la norma. Il sottoscritto, ripeto, invece ha presentato una memoria importante, ha sviscerato l'argomento in maniera molto dettagliata, in maniera molto ampia, e chiaramente non mi sono adeguato o adattato assolutamente a nulla, a nulla. Quindi abbiamo avuto l'approccio alla questione incompatibilità completamente diversa. Addirittura il gruppo, il nostro gruppo, ha sollevato, oltre alla questione incompatibilità del dottore Ametrano, anche quella dell'avvocato Sansone. Che loro invece non hanno fatto. Tengono a dire che non sono stati loro per quanto riguarda Sansone, l'hanno più volte sottolineato. Non lo so la motivazione. Quindi chiaramente ognuno di noi farà politica in maniera diversa. Noi abbiamo un approccio politico che sicuramente è completamente diverso da quello dei 5 Stelle. Loro hanno sollevato soltanto l'incompatibilità al dottor Ametrano, non hanno sollevato quella al consigliere Sansone, soprattutto hanno votato, si sono astenuti dalla votazione, quindi avranno avuto le loro ragioni. Io non le conosco quali sono le loro ragioni. È evidente però che non capisco il perché del sollevare una eccezione di incompatibilità ad Ametrano e non invece a Sansone. Però ripeto, sono problemi loro, io non entro in polemica con i 5 Stelle, faremo un'opposizione sicuramente condivisa per tanti punti, per altri punti insomma ognuno porterà avanti il proprio modo di fare politica. Nicola, concludo, ma i tuoi colleghi di minoranza chi sono quindi? A me è semplicemente la consigliera Francesca Serra, quindi noi abbiamo il gruppo PD che okay. Sottoscritta poi, Francesca. Poi c'è il gruppo di minoranza dei 5 Stelle che è Piero Milandi. Quindi sono consiglieri di minoranza, me lo confermi? Assolutamente sì. Bene. E quindi volevo soltanto far capire un attimo sulla incompatibilità, per quanto mi riguarda, in maniera molto veloce, perché non voglio tediare te, voglio tediare i nostri telespettatori, però è chiaro che va detto, e l'incompatibilità che noi abbiamo sollevato relativamente al dottor Ametrano trova la propria ragione nel fatto che lo stesso non possa assumere la carica di componente dell'organo di indirizzo dell'amministrazione di Vallo, quindi amministratore di Vallo, in concomitanza contestualmente conservare, mantenere la carica di presidente della Chiesa. Sempre per quel discorso che dicevamo prima. E chiaramente io ho in consiglio comunale, o non solo in consiglio comunale, ho fatto il mea culpa. Se ho delle responsabilità, e ne ho diverse sicuramente, perché un buon amministratore, colui il quale vuole fare politica, deve anche avere il coraggio di ammettere gli errori. L'errore che ho fatto è che non l'ho sollevata nei 5 anni passati. Infatti sto facendo questa domanda, come mai 5 anni fa la situazione era sempre la stessa e voi non avete parlato di incompatibilità? Perché anche lo stesso Pietro Milaldi. Pietro Milaldi faceva parte della maggioranza 5 anni fa. A Metrano era accanto a lui, come mai ora è diventato incompatibile e prima no? Io posso rispondere per me. Io ero un giovane che iniziava a fare politica, rispondevo al mio capogruppo, quindi probabilmente è stata una valutazione fatta dal mio capogruppo nei 5 anni, condivisa. Il mio capogruppo era Emilio Romaniello, okay. Per cui sicuramente lui valutò, e io chiaramente in maniera da buon soldato ho mantenuto fede a quello insomma che fu valutato nello scorso quinquennio, per cui decidemmo di non farla. Io personalmente oggi capisco, ma già da qualche mese, già insomma chiaramente l'errore fatto. Oggi sono io capogruppo, oggi io rispondo direttamente anche 5 anni fa, ma adesso insomma mi sento anche più diciamo responsabile per certi aspetti. Insomma, la responsabilità ho sempre avuto, però chiaramente oggi ho un dovere, ho un onere nei confronti della gente che ci ha votato, quindi fare politica in maniera seria, in maniera concreta, in maniera senza sconti, ma assolutamente senza neanche posizioni preconcette. E quindi far capire un attimo, guarda, sull'incompatibilità di Ametrano, quando uno la guarda così dice vabbè, ma uno insomma contestualmente fa l'uno e l'altro e quindi viene meno a quei principi di cui parlavamo prima. Ma le ragioni, le cause di questa incompatibilità si sviluppano e si evidenziano in maniera, sono tantissime. Allora si pensi soltanto, negli anni passati la IELE ha avuto delle anticipazioni di cassa da parte del comune. Cioè, che cosa è successo? Che il vice sindaco di allora, quindi il dottor Ametrano, proponeva, chiedeva che il comune anticipasse dei soldi.
alla IEL. Quindi a che cosa assistevamo? Assistevamo che da una parte si svuotavano la fuoriuscita di denaro dalle casse comunali, dall'altra parte avevamo un incremento, un ingresso di capitale nella società IEL. Guardate come è evidente. Quindi io l'ho detto in consiglio facendo una presa, cerchiamo di partire con il piede giusto, cerchiamo di essere trasparenti, cerchiamo di mantenere e di garantire la legalità. Per cui io devo dire la verità rispetto all'avvocato Sansone, dove il consiglio ha votato contro questa mia eccezione di incompatibilità, quantomeno il dottor Ametrano ha voluto che il Consiglio prendesse in considerazione questa eccezione, ha voluto che si avviasse la procedura prevista dall'articolo 69 del testo unico degli enti locali, per cui la procedura che cosa prevede? Prevede che lui, che il dottor Ametrano, dal momento in cui gli viene notificato il verbale di consiglio, ha 10 giorni per presentare delle controdeduzioni. Successivamente verrà fissato poi da quella data, quindi dalla scadenza dei primi 10 giorni, inizierà a decorrere un altro termine di 10 giorni entro il quale sarà fissato probabilmente il consiglio comunale. Quando sarà adesso? Il consiglio comunale, mi lanci un assist importante, molto probabilmente sarà fissato tra sabato e lunedì. Mi hanno detto lunedì. Ma soprattutto sarà fissato non tanto per questo argomento, ma perché come al solito partiamo col nuovo quinquennio, ma facciamo sempre gli errori fatti anche in passato, e cioè il prefetto ha diffidato il Comune di Vallo della Lucania ad approvare il bilancio entro 20 giorni. L'ultimo giorno di questi 20 scade l'11 luglio, quindi per ancora una volta questa amministrazione, per quanto rinnovata con i miei vecchi amici, sembrano tutti quanti amici, insomma, i nuovi e i vecchi, no? C'era gente che fino a qualche mese fa stava seduta vicino a me ad attaccare la maggioranza, oggi sono dall'altra parte. Questa cosa non mi dispiace, ma mi fa soltanto ridere, in maniera chiaramente senza voler andare oltre, però chiaramente a me la sensazione che provoca, no? E quando io quando li guardavo, il mio consiglio comunale, pensavo alla coerenza, pensavo alla responsabilità e dicevo di quando sono felice di essere così rispetto a quelle persone che dalla sera alla mattina passano da una parte all'altra tranquillamente fregandosene insomma di quello che significa realmente amministrare e fare politica a Vallo. Per cui ricordiamo, il Consiglio Comunale si terrà perché devono necessariamente approvare il bilancio nei 20 giorni da quando hanno ricevuto la notifica della diffida, perché altrimenti c'è lo scioglimento del Consiglio e tutto il resto. A ciò sicuramente non si arriverà, però per far capire insomma ai cittadini che partiamo di nuovo, come il bilancio andava approvato entro il 30 aprile, oggi lo dobbiamo approvare. Quindi chiudendo, i 5 Stelle hanno fatto quello che dovevano fare in maniera in maniera completamente diversa dal sottoscritto. Non è perché uno parla prima, solleva e l'altro si adegua, noi non ci adeguiamo, noi facciamo politica e quindi chiaramente abbiamo sollevato e l'incompatibilità di Ametrano e l'incompatibilità di Sansone, e assolutamente continueremo in quello che crediamo. Vabbè, magari si va alla ricerca di una questione di protagonismo, ecco, non è una questione di politica in questo caso. Il Movimento 5 Stelle, non soltanto qui, però ecco, in tutta Italia, ha queste manie di protagonismo, di stare sempre al centro. Va bene, io non voglio che si pensi che noi, perché è stato detto tanto sulla questione che noi siamo di parte, noi ci adeguiamo alle TV nazionali, io sono una giornalista di parte. Non è una questione di stare di parte, di essere di parte o no, è una questione che comunque bisogna dire le cose come stanno. Loro sono consiglieri di minoranza e li abbiamo citati. Poi non abbiamo detto che il Movimento 5 Stelle è secondario. Io ho assistito, insomma, ho letto, so della polemica, in maniera molto giusta, insomma, mi tengo fuori da queste polemiche, soltanto se può essere d'aiuto questo mio contributo sta nel fatto che tante volte il sottoscritto ha portato avanti delle situazioni, delle battaglie, sia in TV che sui giornali, in altri posti. Non è stato mai fatto il mio nome, non per questo uno deve alzare il dito e
dire l'ho fatto io, non l'hai fatto tu. Insomma, queste secondo me sono cose che bisogna andare oltre. La politica è essere concreti, la politica è essere... No, ma tra l'altro abbiamo invitato anche Pietro Miraldi, rassegna stampa, è chiaro che in TV, avranno avuto le loro ragioni per lamentarsi. Io su questo aspetto non entro assolutamente, però sentire, anche perché io ho avuto modo di parlare con loro, di rispondere anche io ai 5 Stelle su quel comunicato dove dicevano che l'avvocato Botti si è aggregato, il consigliere Botti e il consigliere Serra, ma soprattutto io, insomma, ci siamo soltanto perché avrei usato le parole per deformazione professionale, mi associo, per non essere ripetitivo su un paio, su un passaggio, due passaggi che erano stati citati anche dai 5 Stelle, mi associo, sono passato per quello, insomma, che addirittura non ha fatto nulla, cioè quindi soltanto da là. Quindi chiaramente questo non succederà mai, nel senso che non ci appartiene, andremo sempre preparati in Consiglio Comunale e diremo sempre la nostra in maniera indipendente, sicuramente in maniera autonoma, senza adeguarci. No, ma tra l'altro vorrei anche far sapere ai concittadini, a tutti i telespettatori che ci seguono, che noi non essendo di parte, lo ribadisco perché non siamo di parte, abbiamo invitato il rappresentante della lista del Movimento 5 Stelle qui in studio. Ma Pietro ha detto che contano più i social. Infatti sui social la polemica è divampata. Quindi se dobbiamo andare avanti a forza di social, non so dove arriveremo. Ecco, parliamo, se partiamo già così... Parliamo di cose nostre. Va bene, penso che tra 5 anni saremo proprio... Vabbè. Parliamo di cose nostre. Andiamo avanti che è meglio. Andiamo a leggere le notizie contenute all'interno del Mattino di Salerno. Andiamo quindi a vedere quali sono i fatti di oggi. La scuola, il caso, il giudice frena i presidi, stop fondi dalle famiglie, stangata sul dirigente dell'istituto Ferrari di Battipaglia. La regola, il verdetto stabilisce contributi solo in forma di donazione volontaria. E poi l'effetto senza versamenti, illegittimo privare l'alunno di formazione integrativa. La scheda, i paletti imposti dal MIUR, in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari. Nella pagina a fianco ovviamente il caso molto discusso in questi ultimi mesi relativo alle fonderie Pisano, fonderie doppio fronte, delocalizzazione e sigilli. Arriva l'inchiesta, tavolo al MISE per il trasferimento e il GIP si pronuncia sul sequestro della fabbrica. Al Ministero, la Regione e i sindacati, l'ipotesi di un'area nel cratere post-sisma. Intanto l'incontro, Landini faccia a faccia con gli operai. Sempre in questa pagina, ARPAC Salerno, dubbi sui controlli, così l'incarico passò a Caserta. Il retroscena, interrogativi sui dipendenti di via Lanzalone, emersero mesi fa durante le indagini. E poi la scelta, sospettate verifiche soft negli esami sulla fabbrica. Sul fondo pagina, tumori, nodo aperto, serve indagine epidemiologica. L'organismo che rappresenta i residenti, troppi morti, è evidente la pericolosità delle fonderie. Baldi, medico consulente Inca CGL, i casi accertati non vanno oltre, le patologie tipiche dell'impianto. Ok, andiamo subito avanti con il nostro quotidiano. La politica, il caso, dietro quel proiettile, la mano dei palazzinari. Battipaglia, il sindaco francese, cambio l'ufficio tecnico, ora professionisti super partes. Le indagini, i carabinieri indagano a tutto campo, sospettato anche un impiegato comunale. La minaccia nel giorno della giunta e poi lo scenario. Oggi incontro con il prefetto, la pista, interessi dalle spiagge alla zona industriale. Sempre in questa pagina, referendum, Forza Italia attacca Maccauro, scelta di parte con i padroni del vapore. Fasano, commissario azzurro, spiace che Confindustria si allinei, serve equidistanza dal governo. E poi l'attacco, Salzano, gli industriali salernitani si adeguano alle posizioni del loro leader nazionale Boccia. Lo scontro, Nocera, bufera democratico, l'IVA sotto attacco dei GD. La Kermesse, Stati Generali della Lega, Falcone, rilanciamo il rapporto con Fratelli d'Italia. E nella pagina a fianco, Stefano non ce la fa, muore dopo 15 giorni. Montesano sulla Marcellana, il sindaco proclama il lutto cittadino, dolore e rabbia per la morte di Pilotino.
Il giovane camionista era in coma alla San Luca di Vallo della Lucania, dolore in tutto il paese. E poi l'incidente, Polla, auto contro tir, in due al pronto soccorso, due persone ferite per un tamponamento avvenuto lungo la strada statale 166 tra Atena Lucana e San Pietro Altanagro. L'incidente, un altro incidente, tre donne ferite, una incinta, scontro vicino al cimitero, contusi anche due bimbi, il terrore dei testimoni, avvenuto a Eboli. Circensi sbandano e colpiscono un palo, paura nel pomeriggio di ieri. Sempre in questa pagina, al centro, omicidio Fornelle, il GIP Luca resta in carcere. Respinta la richiesta degli avvocati dell'omicida di Eugenio Tura De Marco. Nuovo interrogatorio previsto a metà luglio, poi incidente probatorio. Il blitz, mezza torre, sigilli al Lido fuorilegge. La proprietaria 73enne aveva occupato un'area senza la concessione. Infine, in fondo alla pagina, Polla, accertamenti su due fratellini e meningite. Da Polla al Cotugno di Napoli, piccini monitorati dai medici. E prima di passare all'altro quotidiano della provincia di Salerno, ovvero appunto al nostro, alla nostra città, vorrei un attimo approfondire con l'avvocato Nicola Botti la questione relativa al PD. Sì. È stato costituito il gruppo cittadino del PD qui a Vallo, però dopo il giorno dopo, ecco, c'è stata una grave spaccatura, ovvero le dimissioni del segretario di partito Riccardo Rocco. Cosa sta succedendo all'interno del vostro partito? Ecco. Allora, in primis, ancora una volta mi fa piacere salutare con affetto e con tanta stima l'amico Riccardo Ruocco. Uh-huh. Riccardo Ruocco ha, in maniera responsabile, rassegnato le dimissioni dopo qualche settimana, insomma, dal voto, per soltanto una questione di completare gli adempimenti necessari a tale, insomma, a tale scopo, cioè vale a dire prima di poter presentare dimissioni. E premetto subito che la scelta di costituire il gruppo PD in consiglio comunale è stato, trova la propria ragione in un discorso di trasparenza e di coerenza con quanto detto prima, durante e dopo le elezioni. Perché molti poi dicono: ma allora la forza del futuro, che fine farà? Diciamo in gergo molto quasi volgare. E la forza del futuro è la forza del futuro che ingloba il PD, mm-hmm, e non viceversa, anche se c'è da dire che gran parte, la percentuale del 70-80% dei componenti, dei candidati della Forza del Futuro hanno aderito già prima, insomma, durante la campagna elettorale, al progetto, al discorso, insomma, al discorso PD. Io personalmente devo dire che già diversi mesi prima avevo avuto un importante avvicinamento. Quindi c'erano rapporti sempre più frequenti con il segretario, quindi con l'amico Riccardo Rocco, e quindi non è una scelta fatta nell'ultimo periodo. Devo dire che addirittura sono stato uno dei pochi amministratori in carica, giovani, sotto i 40 anni, oggi ho 40 anni, però quando sono andato a votare non li tenevo ancora, a recarmi a Napoli, sono andato a Napoli, ho votato all'ANCI, quindi l'Associazione Nazionale Giovani, Associazione Nazionale Comuni Italiani Giovanili, quindi l'ANCI Giovanile, sono andato a Napoli, mi sono recato a Napoli a votare per il PD. Quando la scelta del candidato sindaco è ricaduta sul sottoscritto, ho firmato un documento col quale documento mi impegnavo, mm-hmm, ad aderire al partito. Mi ero avvicinato al partito, e quindi è un documento che hanno firmato in tanti. È una scelta di Nicola Botti, candidato sindaco, fatta dalla stragrande maggioranza del circolo PD, fatta eccezione per due persone che hanno votato contro, con motivazioni diverse. Sicuramente non voglio fare nomi, ma di queste due persone che hanno votato contro, una persona con motivazioni credibili, l'altra invece per maniera sempre con una certa ambiguità, che c'è chi oggi vuole fare politica
ma semplicemente continua a essere ambiguo, a giocare su più tavoli e a giocare sicuramente col presente e col futuro dei cittadini. Quindi di conseguenza è vero, l'unico a cui va anche, diciamo, un mio pensiero, mi rivolgo al Presidente, mi rivolgo a Cristiano De Cesare, il quale ha fatto un comunicato, credo che quel comunicato avrebbe potuto sicuramente evitare di farlo, oppure avrebbe potuto farlo in maniera diversa, non così aggressiva, anche perché mi sarei aspettato da chi vuole fare politica, mi sarei aspettato che, sai, dire di essere, potevano essere felici politicamente e dire dopo tanti anni, forse per la prima volta, si è costruito un gruppo PD in seno ad un consiglio comunale, quel gruppo PD al primo consiglio comunale ha eccepito l'incompatibilità di due consiglieri comunali, ha iniziato a fare politica sul serio, politica in maniera concreta, e quindi mi sarei aspettato, perché Cristiano De Cesare è una persona che io rispetto, è una di quelle poche persone che durante la campagna elettorale, nonostante la candidatura della sorella, è stato onesto, è stato coerente, è stato presente, è una persona a cui io riconosco un'intelligenza sopra la media, e quindi assolutamente l'unica cosa probabilmente me lo consente, insomma, Cristiano, proprio il rapporto di amicizia e di stima che credo sia reciproco, probabilmente sarà stato un pochettino condizionato, perché ha ragione nel dire ma io sono il presidente, come mai non so questa cosa? Probabilmente su questo non ha tutti i torti, è una scelta fatta la sera, tutto il pomeriggio, la sera prima, avremmo potuto sicuramente contattarlo. E come mai non è avvenuto? Ma perché è stata una valutazione, ci stavamo preparando al Consiglio Comunale, stavamo facendo le valutazioni importanti, io personalmente ho studiato insieme ad altri fino alle 2:30 di notte prima del Consiglio Comunale, probabilmente queste cose possono accadere, non devono, ma possono accadere, però come? Probabilmente forse glielo potevamo comunicare, così avrebbero dovuto fare un comunicato stampa dove si potevano anche presentare dispiaciuti politicamente, ma avrebbero anche dovuto apprezzare, invece no. E quando io dico, e quando loro rivendicano, il direttivo avrebbe dovuto sapere, ma quale direttivo? Quale? Noi dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire che Riccardo Rocco in maniera responsabile ha rassegnato le dimissioni dopo una campagna elettorale dove Riccardo Rocco ha dimostrato delle capacità, delle competenze, non solo politiche, dove il 50% dei voti che ha preso Riccardo Rocco, anche se ne ha presi pochi, ma lo sappiamo tutti perché ha preso pochi, per un partito che ha remato contro. Allora se noi vogliamo essere onesti, vogliamo ricostruire il PD, vogliamo cambiare la politica a valo del PD, vogliamo riportare il PD a livello che merita, ci dobbiamo dire le cose in faccia, ci dobbiamo dire le cose in maniera diretta. Il tutto, la gran parte, perché non tutto, gran parte del PD ha remato contro il segretario comunale, contro. Abbiamo preso coltellate da queste persone. Quindi Riccardo Rocco, in maniera responsabile, ha rassegnato le dimissioni, tanti di loro che fanno parte del direttivo, alcuni di loro dovrebbero consegnare la tessera se vogliamo fare politica. Altrimenti lasciamo stare, continuiamo a portare avanti posizioni ambigue, perché se Riccardo Rocco ha preso 90 voti, 93 voti, 98 voti, qua ne ha presi, non è, per quanto mi riguarda, in maniera onesta lo dico, e te lo dice uno che è stato sconfitto, non che è un perdente, è una persona sconfitta, perché altri sono perdenti, sono stati perdenti in questa campagna elettorale. Riccardo Rocco, se Riccardo Rocco ha preso quei voti, la sconfitta non è di Riccardo Rocco, che ci ha messo la faccia. La sconfitta è del PD. Infatti, è del PD, non del PD a 360, è di quel PD che oggi ha preteso le dimissioni di Riccardo Rocco, ma non hanno invece loro assegnato o consegnato la loro tessera. Nicola, quanto ha influito la lacerazione interna al partito? Si era stata costituita l'officina 1821, poi la Forza del Futuro. Quanto ha influito, ecco, questa indecisione interna al, diciamo, ecco, nel risultato elettorale poi?
che voi comunque siete usciti sconfitti. Ripeto, io sono duro, sembro duro, ma è soltanto un discorso politico, nulla di personale. Se noi oggi stiamo qua e stiamo parlando di politica, facciamo politica, ci siamo presentati ai cittadini non per fare le feste, ma per fare la politica, per cui dobbiamo essere onesti. Quindi questo mio discorso sul PD è di... il mio auspicio, mi impegnerò per fare questo, tanto è vero che l'abbiamo dimostrato con la Costituzione in Consiglio Comunale del gruppo PD, di risollevare, di costruire un PD importante, di far avvicinare la gente al PD, tanta gente che vuole fare politica ma non si rivede in alcuni che fino ad oggi hanno fatto parte del PD. Mi assumo la responsabilità anche di alcune scelte, perché alcune persone del direttivo, e poi vado alla tua domanda, hanno imputato all'ex segretario, quindi all'amico, sempre amico, Riccardo Ruocco, di non aver mantenuto dei patti su alcune candidature. Il sottoscritto è stato designato candidato sindaco, il sottoscritto ha deciso. Quindi se qualcuno è arrabbiato perché non è stato candidato o non è stata candidata, non può farlo o non può avere questo sentimento nei confronti di Riccardo Ruocco, deve averlo nei miei confronti, perché a decidere sono stato io ho preteso, io ho voluto e non ho ascoltato, se non il mio volere. Chiaramente ho preteso due candidature PD proprio, e quindi ho puntato su Piero Di Lorenzo, su Riccardo Ruocco. Avrò sbagliato, non lo so, sicuramente l'avrò fatto in buona fede, per cui abbiamo quindi... ci dobbiamo assumere responsabilità. Riccardo si è dimesso, altri dovrebbero fare il mea culpa, dovrebbero consegnare la testa, dovrebbero iniziare da capo. Ecco, dopo aver ricevuto tantissime coltellate da chi avrebbe dovuto costruire con te, avrebbe dovuto continuare a costruire con te, oggi la politica, se si sbaglia, si paga. Politicamente si paga, non possiamo far finta di nulla. Abbiamo regalato per la seconda volta le chiavi del comune al sindaco Anoia. Io personalmente, mi dicevi prima, quindi questo è il discorso PD che porteremo avanti e che probabilmente, spero presto, avrò insomma sicuramente dei chiarimenti con l'amico Cristiano De Cesa. Relativamente al sottoscritto, là ti dico, quindi quello dicevi prima, l'opposizione, questa sorta di associazione che non voglio neanche nominare. Però esiste. E allora la responsabilità, no, non è partito da lì, consentimi. La responsabilità di questa sconfitta è del sottoscritto. Io mi assumo la responsabilità di aver perduto le elezioni a Vallo, ma mi assumo la responsabilità, sai perché? Perché in 5 anni ho capito poco e male, perché pensavo di costruire 5 anni di opposizione con persone che dopo, quindi a partire dal primo Consiglio Comunale di maggio 2011 a maggio 2016, sarebbero state tutte dalla stessa parte, a combattere politicamente contro questa amministrazione, contro i danni che in 5 anni questa amministrazione aveva fatto e che loro non hanno perduto mai un solo secondo a non ricordarlo. Quindi faccio riferimento ai miei compagni di viaggio dei 5 anni, quindi Nicola Botti è l'unico responsabile per non aver capito in tempo che cosa stava succedendo, per non aver capito che a un certo punto avrei assolutamente preso le distanze, avrei spaccato politicamente parlando l'opposizione, non spaccato che nel senso brutto, dispregiativo della... Quindi avresti fatto prima. Sarei assolutamente uscito da quel gruppo, avrei pensato a costruire un mio gruppo, avrei continuato a fare politica come ho sempre fatto, ma con la consapevolezza di essere da solo e quindi iniziare a crearmi la squadra. O sono stato sempre un soldato fedele, ho sempre adempiuto a tutto, ho sempre in cinque anni mi sono sempre comportato politicamente in maniera chiara, in maniera irreprensibile sotto il profilo politico. Quindi che cosa ho dovuto pagare? La confusione che probabilmente oggi, te lo dico con la massima onestà, è una confusione che secondo me è stata quasi fatta d'arte, perché non è possibile arrivare a gennaio, febbraio, marzo, aprile e non avere le idee chiare su chi doveva essere il candidato sindaco, su quale doveva essere il gruppo, fino all'ultimo giorno, su quale doveva essere il gruppo. Allora Nicola Botti non ha avuto mai la sindrome del candidato sindaco.
Qualcun altro ha avuto probabilmente la sindrome della confusione, la patologia della confusione. Io ho sempre voluto fare politica, ho sempre voluto fare politica per la gente, cosa che continuerò a fare. E allora quello che dobbiamo dire, che dobbiamo raccontare la verità, non so quanti incontri, inutili, da quegli incontri non usciva nulla, se non delle persone che si stavano mettendo d'accordo contro di me, perché probabilmente il sottoscritto era quello che ha sempre avuto la stessa direzione politica, è sempre stato tra la gente, con la gente, per la gente, e quindi probabilmente dopo 20-30 riunioni noi non siamo mai riusciti a fare un passo avanti. Io sono stato l'unico a votare contro la costituzione dell'officina, ma visto che era 9-1, perché già l'avevo capito, 9-1, ho rispettato anche quella decisione. Nel momento in cui ho capito, perché questa è la parte interessante, ho capito che chiaramente c'era un discorso diverso, dove io mi sono dovuto togliere la maglietta da consigliere comunale e mettermi al pari di tutti, non perché io ero superiore assolutamente, ma tu capirai, i cittadini capiranno, i telespettatori capiranno che se uno è consigliere comunale non può dopo 4 anni e 10 mesi e 8 mesi togliersi la maglietta, mettersi al pari di tutti e addirittura chiedere qualunque cosa anche alla persona che ha aderito all'associazione, e quindi dovevo chiedere se potevo fare questo o potevo fare quello, ma per uscire con una maggiore credibilità ho sempre cercato di condividere tutto. Dopodiché, nel momento in cui è saltata la candidatura del mio capogruppo, e che se capogruppo è saltato, sono saltate altre candidature, io personalmente, e ci siamo avvicinati alla candidatura di Dino Liguori, perché queste cose dobbiamo dire, perché a un certo punto sono stato accusato di essere vicino a Dino Liguori quando era all'interno di un'associazione. Chiaramente non si perde tempo. Io ho sempre dato la mia disponibilità a Dino Liguori a condizione che anche l'opposizione e quell'associazione ne facessero parte. Dopodiché il grande amico Dino Liguori si è impegnato tantissimo per realizzare una lista in contrapposizione, voleva e poteva essere la giusta sintesi tra l'opposizione e il PD. Hanno fatto anche in quel caso una guerra a Dino Liguori. Dino Liguori a un certo punto, dopo aver ricevuto l'assenso, il voto favorevole da parte del PD, ha capito. Ma quindi, Nicola, volendo un po' sintetizzare la questione, tu attribuisci la tua sconfitta alla divisione interna, come dicevamo all'inizio, all'indecisione, la responsabilità non è mia, perché avrei dovuto capire prima, avrei dovuto staccarmi prima, avrei dovuto realizzare un gruppo prima e quindi chiaramente avrei dovuto fare politica in maniera, così come stavo facendo, in maniera diversa, ma già 7-8 mesi fa. Tu, Nicola, io mi sono trovato... molti hanno, dopo le elezioni, hanno sparso la voce che tu avessi perso le elezioni anche a massa. In realtà non è così. Guarda, proprio quello che dicevo, assolutamente no, proprio quello che ti dicevo prima, conferma quello che ti sto per dire adesso. Io ho sempre ragionato da candidato consigliere, da semplice, e quindi ho sempre pensato che quella squadra 5 anni fa doveva essere la squadra anche di oggi, e quindi ho sempre pensato di uscire da massa forte, fortissimo, ma come candidato consigliere, quindi avrei sicuramente sarei uscito da massa con voti importantissimi. Umberto De Marco ha raggiunto un risultato incredibile a massa, mai nessuno, nel senso, in questa competizione elettorale nelle varie frazioni nessuno ha preso i voti che ha preso Umberto De Marco, e cioè vale a dire i candidati di Pattano, di Angelà, delle varie liste, non hanno raggiunto il voto incredibile che Umberto De Marco ha raggiunto a massa. Quindi ho ragionato con il mio paese da candidato consigliere, trovandomi 30 giorni prima, 40 giorni prima, a candidato sindaco, e quindi capiranno tutti che la situazione è completamente diversa. Per cui massa, che ancora ringrazio, per l'ennesima volta mi è stata vicino, per l'ennesima volta mi ha votato, con 3 liste. Se tu pensi, faccio un esempio, Umberto De Marco prende 147 voti a massa, Coraggio ne prende 110-112 con la doppia preferenza, quindi Umberto De Marco ha preso 3 volte e più dei voti, quindi è stato, ripeto, un discorso di poco tempo, un discorso di confusione. E quindi, se mi consenti soltanto per completare il discorso, quindi Dino Liguori ha a un certo punto fatto un passo indietro, abbiamo cari cittadini, abbiamo
a questo punto organizzato un tavolo della responsabilità. Quindi col passo indietro che ha fatto Dino Liguori, lo stesso ha convocato un tavolo della responsabilità. A quel tavolo era presente l'opposizione, era presente Nicola Botti, Emilio Romaniello, Mario Fariello, Attilio Molinaro, Dino Liguori, tutto il direttivo del PD e Simone Valiante. Dino Liguori ha rimesso, quindi ha fatto un passo indietro e ha chiesto al mio ex capogruppo di ricompattare il gruppo. Emilio, in maniera sincera, anche in maniera giusta, ha riferito che aveva le batterie scariche. Subito dopo di lui Mario Fariello ha detto: ah, tu tieni le, Emilio tieni le batterie scariche, io non ce le ho proprio più, per me è assolutamente basta. Per poi il giorno dopo, dopo due giorni, passare dall'altra parte. Quindi ci siamo trovati in questa condizione. Io devo ringraziare pubblicamente i cittadini di Vallo per tutti i consensi che ci hanno dato. Devo assolutamente ringraziare la mia squadra che in maniera incredibile ha insieme a me fatto una corsa esagerata per cercare di entrare in consiglio comunale e portare oltre a me quante più consiglieri possibili. Siamo riusciti a portare soltanto Francesca, ma la situazione oggettiva era veramente complicata. 30 giorni, 40 giorni prima fare una lista e correre, e quindi abbiamo fatto il sottoscritto per le ultime 3-4 notti, non ho dormito mai, cercando di capire se era giusto continuare o meno, se insistere, fare la lista, se correre, rientrare in consiglio comunale per non perdere i 5 anni passati, per non perdere i 5 anni futuri. O alla fine mi sono concentrato, ho corso come un pazzo e siamo entrati in consiglio comunale. Quindi si apre una nuova pagina della politica, abbiamo tracciato un percorso nuovo di fare politica, un percorso, vogliamo fare una politica di rinnovamento, ma sicuramente una politica, scusami se sono un pochettino lungo, però questi sono due passaggi importanti perché la gente deve capire che cosa è successo. Quindi io attribuisco la responsabilità della sconfitta a me stesso, ma sicuramente il gruppo, ex gruppo di opposizione, ha contribuito in maniera determinante a questa sconfitta, ha contribuito in maniera determinante a fare eleggere di nuovo chi per 5 anni aveva criticato senza alcun limite. E quindi oggi assumiamoci tutta responsabilità, il primo sono io, vado avanti, inizia una nuova fase politica. Ho già detto in Consiglio Comunale che la nostra opposizione sarà un'opposizione seria, sarà un'opposizione concreta, non sarà un'opposizione preconcetta, valuteremo, esamineremo proposta per proposta, proporremo noi tante cose e quindi di conseguenza saremo sempre sul pezzo e saranno 5 anni importanti, ma non faremo assolutamente sconti a nessuno. Ok, noi intanto procediamo con la lettura della città perché ci abbiamo oramai alla fine. Andiamo quindi a leggere la prima pagina del nostro quotidiano, la strage di Dacca, quelli del comando non erano estremisti ma ricchi e ben istruiti. Poi dopo l'uscita ai rigori anche Conte si commuove per l'addio. Fonderie, l'indagine si allarga, scandalo inquinamento dopo lo stop, oggi il vertice a Roma. E poi sempre a Salerno il degrado avanza, nuove segnalazioni dei lettori dal Carmine fino al centro, siamo all'emergenza Blatte. SOS Centro Storico, fuga dei commercianti, ritorno dei bassi, anche l'assessore ammette via Botteghelle pericolosa. Al centro pagina, la settimana, l'inserto con tutti gli appuntamenti, dei divizi, stineri per caso e il mare del Cilento. Stupro, mano tesa, il parroco di San Valentino, misericordia per quei ragazzi. E poi dalla provincia, Montesana sulla Marcellana, lo dicevamo anche poc'anzi, muore 25enne 2 settimane dopo l'incidente con l'auto. Battipaglia, processione con la sindaca sotto scorta. E poi in fondo alla pagina notizie di sport, Salernitana, spazio ai giovani, Inzaghi chiede più e Deiola, mentre Fabiani pensa a Bagadur. Formula 1, GP d'Austria, Vettel rompe una gomma, vince ancora Hamilton. E andiamo a leggere le notizie all'interno del quotidiano. Salerno, fonderie, oggi vertice per la delocalizzazione. Una delegazione dell'azienda, dei sindacati e dei lavoratori al Ministero per lo Sviluppo Economico. Ci sarà anche l'agenzia Invitalia, su cui la proprietà punta per un sostegno. Lorenzo Forte, non andremo ma vigileremo affinché l'industria non riaprirà più a fratte. Abbiamo pagato un prezzo troppo alto. Martina Marraffa, favorevole alla salvaguardia dei posti di lavoratori, dei di lavoro, ma i proprietari non devono avere un solo euro statale. L'inchiesta, la procura accende i riflettori sugli atti puri di ASL e Comune. Nel mirino tutti gli enti intervenuti nelle autorizzazioni, tra oggi e domani si decide sulla convalida del sequestro.
Andiamo avanti, strage a Dacca, l'inchiesta, identificati terroristi, benestanti e istruiti, massacro al ristorante, 5 dei 7 del comando erano già ricercati, il governo, l'ISIS non c'entra, estremisti locali, ma si indaga sui possibili legami. In fondo alla pagina la storia, ucciso per restare con le amiche, Faraz, 20 anni, era stato graziato, ma non ha abbandonato le due ragazze, rimanendo appunto ucciso nella strage. Una carneficina a Baghdad, 12 morti in due attentati. E poi domani notte il rientro delle 9 vittime italiane, l'aereo di Palazzo Chigi in Bangladesh, l'omaggio oggi delle autorità locali, Mattarella, tutto il paese è triste, Renzi uniti e stop a polemiche su Blitz. Lo stupro a San Valentino, il parroco chiede misericordia per quei giovani. A lettera di Don Alessandro, il Papa ci esorta ad amare anche chi ha sbagliato, mentre la giustizia umana fa il suo corso. C'è la vita di una ragazza segnata per sempre, ma anche la vita di questi ragazzi sarà marcata per sempre. E c'è chi spara sentenze con superficialità. Andiamo avanti, litiga e le dà fuoco davanti ai figli piccoli, gravissima la donna, un altro episodio di violenza su una donna, tragedia in Salento, salvata in extremis, romeno arrestato dopo l'aggressione, forse pentito, ha chiamato i carabinieri. Andiamo invece a Salerno, decoro urbano, dal Carmine al centro in rivolta per le blatte. Sono decine le segnalazioni dei nostri lettori per denunciare il degrado. Tra le aree più colpite, Lirno, Torrione, Piazza San Francesco e Porta Rateprandi. In fondo alla pagina, al porticciolo, derattizzazione fai da te. La cooperativa Pastena 94 ha provveduto alla pulizia dell'arenile e alla sanificazione ambientale. Andiamo avanti, SOS Centro Storico, le botteghe artigiane devono tornare a vivere. Il neo assessore comunale all'Annona, in via Botteghelle, i pedoni sono a rischio, ma la colpa è anche dell'inciviltà di molti salernitani. Siamo pronti a intervenire. Andiamo avanti, National Geographic sceglie Salerno per i suoi corsi estivi. Da ieri 24 giovanissimi girano per il centro storico cittadino alla scoperta di scorci da immortalare nei loro lavori. E andiamo oltre, andiamo al rischio sanità, SOS Sanità, estate a rischio. Medici e infermieri in ferie, niente interventi chirurgici. All'Umberto I di Nocera Inferiore, sale operatorie aperte soltanto per le emergenze, pesano i limiti imposti dalla legge sugli straordinari. Oggi sopralluogo del sindaco. E poi nel Cilento, punto di soccorso di Agropoli, pronto soccorso di Agropoli, dal 15 luglio arrivano i rinforzi. Acqua, intermittenza, proteste, infuriati cittadini di Nocera Superiore per i continui stop all'erogazione idrica. Andiamo avanti, andiamo alle minacce al sindaco di Battipaglia, sindaca scortata anche alla processione, bagno di folla per Cecilia Francese, alla festa della patrona dopo le pesanti intimidazioni al comune, insieme per la città. Poi Agropoli, inaugurato il nuovo mercato, più posti per i commercianti e un ampio parcheggio, videosorveglianza contro i borseggiatori. In fondo alla pagina, niente permessi, il pirata vive in tenda, la protesta del proprietario del ristorante di Porto Infreschi, fatemi capire perché non posso aprire. Nella pagina a fianco, sala consilina, fratellini con meningite, scatta il ricovero. E poi al centro pagina la storia del giovane di 25 anni che è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale nel mese di giugno scorso. Antonio non ce l'ha fatta, paese in lutto. Il 25enne di Montesano è deceduto all'ospedale San Luca di Vallo per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto 15 giorni fa. Poi scontro all'incrocio killer, 5 feriti, 3 bambini e una donna incinta finiscono al pronto soccorso insieme a un'altra signora ebolitana. Infine in fondo alla pagina, spiagge libere aperte ai cani, multe fino a 3.000 euro e poi Camerota, Legambiente consegna le vele, oggi Goletta Verde approda a Sapri per l'ecomostro cementificio. Con i giornali abbiamo concluso. Prima di chiudere questa nostra rassegna stampa di oggi, vorrei un attimo chiederti, Nicola, del consiglio rieletto della nuova amministrazione al CONSAC. Anche il PD in quel caso ha ottenuto una vittoria.
voi appunto del PD dovreste essere contenti. Come, assolutamente qual sì. È l'esito? Anzi, ecco. È l'occasione per rifare gli auguri al presidente, all'avvocato Maione, uh-huh. Ma così come fare gli auguri a Carmine Laurito per quanto riguarda la comunità montana, insomma sono. Anche lì ha vinto il PD. Sì, quando ci sta la strategia, quando si va tutti dalla stessa parte, quando si capisce che prendere diciamo, questi enti, no? Non significa soltanto rafforzare il proprio potere politico personale, ma significa gestire e poter gestire un ente così importante per i cittadini, per chi ne ha, per chi insomma deve beneficiare di quel servizio. Quindi ho avuto modo di seguire tutte le vicende in questi giorni, ho visto anche come si è formata la lista di contrapposizione a Maione, a Ponsac, mm-hmm. O anche le discussioni che sono state alla comunità montana. Ancora una volta si è avuto la prova provata di gente, di politici che pensano soltanto a fare politica per loro stessi e non per il territorio. Invece nel caso del PD, sia al CONSAC che alla comunità montana, invece è stata una strategia importante, si è visto il lavoro di squadra, si è visto il lavoro che è stato fatto insomma, negli anni e diciamo che relativamente anche al CONSAC i miei saluti e i miei complimenti per la vecchia gestione vanno anche all'ex presidente. E quindi auguro a Gennaro un buon lavoro e mi auguro che effettivamente il PD possa continuare a lavorare in questo modo con una certa unità, con una certa credibilità. Sarebbe bello anche che a Vallo si ripristinasse quello che si faceva tanti anni fa e che ogni tanto, a distanza di mesi, di qualche mese, si incontrassero i sindaci del PD o anche gli amministratori del PD per fare un po' il punto della situazione su argomenti determinanti di crescita, di sviluppo del nostro Cilento. E consentimi soltanto in ultima analisi di dire a tanti che mi chiedono una volta costituito il gruppo PD in seno al Consiglio Comunale che cosa succede con la Forza del Futuro. Come dicevo prima, è la Forza del Futuro che ingloba il PD per come sono andate le cose. E io e Francesca Serra avevamo preso questo impegno di adesione, abbiamo costituito questo gruppo PD in cui crediamo. Cercheremo di recuperare la credibilità a Vallo del PD. La Forza del Futuro sarà costituita a brevissimo, quindi già in questi giorni sarà costituita giuridicamente, andrà avanti, crediamo in quel progetto e quindi chiaramente porteremo avanti il progetto La Forza del Futuro, ma cercando anche e soprattutto di portare avanti anche il discorso PD. Consentimi di salutare uno per uno coloro i quali mi hanno consentito di ritornare in Consiglio Comunale e quindi mi devi consentire di ringraziare Giacomo, di ringraziare Pietro, di ringraziare Umberto, di ringraziare Antonio, Gennaro, Maurizio, Francesca, Rita, Loredana, Anna Maria, Agostino e Riccardo. Oggi abbiamo tracciato un nuovo percorso, ci crediamo, continueremo, la Forza del Futuro sarà il governo ombra di questa città e saremo sempre presenti per costruire un futuro politico, un presente e un futuro politico importante per questa città. Bene, noi allora aspettiamo il prossimo Consiglio Comunale per vedere cosa accadrà in seguito. Noi ovviamente ti ringraziamo per aver accettato questo invito da Grazie parte nostra, voi. Di aver dato tutte le spiegazioni ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rassegna stampa è per domani, sempre ovviamente a quest'ora, sempre su questo canale. Buona giornata e buona continuazione di programmi.